Buonasera a tutti, mi chiamo Luca Fantacone, sono il direttore della divisione internazionale di Sony Music Italia. Ringrazio Milano Music Week, ringrazio la FIMI e tutti voi che vi siete collegati. Siamo qui questa sera per parlare di rivoluzione digitale, di cambiamento nel marketing nel corso degli anni. Brevemente, io lavoro in discografia da quasi 30 anni, da 14 in Sony, e ho iniziato nella prima metà degli anni 90 in Warner, facendo marketing internazionale e poi promozione con repertorio sia italiano che internazionale, e poi tanti anni di A&R in Polygram, quella che ora è Universal, e poi diverse esperienze che mi hanno portato a cominciare a lavorare in ambito digitale molto presto, prima del 2000, e poi ad affinare sempre di più un modo di fare marketing diverso che è cambiato nel corso del tempo. Quindi diciamo che ho cominciato a fare questo lavoro in un contesto di consumo, di mercato, di pubblico, di artistico, di produzione completamente, completamente diverso. Per questo, diciamo, ora in questa prossima mezz'ora con l'ausilio di diverse slide che spero rendano la narrazione un pochino più leggera, vi parlo dei cambiamenti che sono successi e che mi sono successi negli ultimi 30 anni e di quanto sia cambiato il contesto lavorativo e quindi il modo di fare marketing, il modo di fare comunicazione in discografia. Quindi la parola chiave è decisamente il cambiamento. Allora, come dicevo, io sia professionalmente che anagraficamente, essendo nato nel 65, parto da questo contesto, da un contesto molto molto differente da quello odierno. La casa piena di dischi, che vuol dire, fin da piccolo, come vedete, una connessione diretta con l'oggetto. Sono nato nell'età del possesso e non dell'accesso, citando un incontro di questa mattina, sempre nell'ambito della Milano Music Week. Quindi ho iniziato a lavorare in un contesto in cui la modalità di consumo era una sola, era quella legata al formato fisico, l'acquisto del disco, l'oggetto come riferimento diretto e il consumo della musica prevalentemente in casa attraverso qualunque tipo di riproduttore, di cassette, di CD o di vinili. Nel corso del tempo tutto questo è cambiato moltissimo ed è cambiato sulla base di una rivoluzione che è una rivoluzione innanzitutto tecnologica. L'industria discografica, lo è stato, puoi tornare indietro un secondo per favore, lo è stato rimarcato anche lunedì in apertura di questa settimana, l'industria discografica ha svolto un ruolo pionieristico nel recepire una rivoluzione profondissima e a tratti abbastanza violenta di tipo tecnologico che ha cambiato completamente il rapporto fra il pubblico e la musica e quindi il modo di consumare la musica nell'unità di tempo, di modo e di spazio. Quindi la rivoluzione di cui si parla è una rivoluzione che ha avuto un riflesso ovviamente nell'ambito del lavoro, ma è una rivoluzione che parte dalla tecnologia che ci ha portati a incorporare nella nostra vita una serie di strumenti che 20 anni fa nemmeno immaginavamo. L'impatto di questa rivoluzione, di questa serie di cambiamenti sul business, lo possiamo visualizzare in maniera un po' buffa, se volete, qui. Si è passati dal fisico allo streaming. Ma ci sono stati fondamentalmente tre momenti estremamente cruciali, di cui uno molto netto, che ci hanno portato al panorama odierno, al modo di consumare musica odierno, al modo di fare marketing odierno. Il primo cambiamento è stato la prima comparsa della portabilità, quindi il Walkman, negli anni Ottanta, che ha rivoluzionato il modo di consumare musica, perché da quel momento ci si poteva portare la musica dietro, esattamente quella che avevi a casa se avevi abbastanza spazio per metterci tutte le cassette in borsa. Poi abbiamo un altro momento cruciale che è quello fondamentale, e cioè il peer-to-peer,
Napster e quindi diciamo l'esplosione completa del formato che passa da che esplode, si polverizza e si rigenera nell'MP3. L'MP3 ha permesso un altro tipo di consumo completamente differente e ha aperto degli scenari impensabili prima. La trasmissione della musica libera, diciamo, l'abbassamento di qualità, ma che è diventato, diciamo, un benchmark, un punto di riferimento sempre maggiore man mano che scorrevano gli anni, e quindi l'accesso diretto da parte del pubblico indiscriminato alla musica. E ovviamente la nascita e il consolidamento di un nuovo formato, cioè quello digitale, quindi l'MP3. Il file digitale, fino ad arrivare ai giorni nostri, e cioè al modello dell'accesso, dove il possesso viene completamente sublimato in una possibilità che è quella fondamentale che caratterizza il mercato in questo momento, e cioè l'accesso a un enorme numero di brani attraverso i servizi di streaming. Ovviamente tutto poi implementato da un grado di portabilità e di gestione della musica sempre maggiore, passando dal Walkman fino a smartphone, tablet e quant'altro, che permette quindi di gestire in tasca tutto quello che quando ero ragazzino io invece si teneva a casa in una casa piena di dischi. Procedendo, diciamo che questo tipo di cambiamenti si sono poi ulteriormente riverberati in cambiamenti del comportamento del pubblico, di cui non possiamo assolutamente, che dobbiamo per forza considerare nel momento in cui poi si va a capire come è cambiato in funzione di tutti questi tipi di cambiamento di comportamento il modello di business e il modello di marketing. In funzione delle innovazioni tecnologiche, i comportamenti delle persone in generale, del grande e del piccolo pubblico, dei piccoli pubblici in generale, nello specifico sulla musica, sono cambiate enormemente. Faccio quattro esempi flash. Uno, l'atteggiamento del pubblico nei confronti di una fonte di, diciamo, pubblica, live di contenuti musicali. Questo potrebbe essere, questa che vedete potrebbe essere un'istantanea di un pubblico, diciamo, all'inizio degli anni 2000 che sta guardando qualche cosa. Non sappiamo se è un concerto, qualunque cosa sia, è un momento di condivisione pubblica. Tutto il pubblico è rivolto verso un punto che non si vede. In basso a destra vedete solamente un telefono di vecchia generazione che inquadra probabilmente quello che sta avvenendo di fronte a tutta questa gente. Facciamo un salto di almeno un decennio, forse circa un decennio, e ci troviamo di fronte a questo altro tipo di pubblico. Questo è l'atteggiamento del pubblico nei confronti di un evento di qualunque tipo. Questo che cosa vuol dire? Che non solo cambia il modo di porsi del pubblico rispetto a quanto vede, ma cambia e si moltiplica esponenzialmente il potenziale comunicativo, perché ognuna di queste persone che vedete qua è un canale di comunicazione. Sta vedendo una cosa attraverso uno schermo e già la fruizione cambia enormemente, quindi si pone un filtro. Spesso, l'avrete visto molte volte, capita di vedere intorno a sé ad un concerto tante persone che guardano il concerto quasi interamente attraverso uno schermo. Questo apre, è un altro tipo di discorso, però è una considerazione da tenere assolutamente in conto nel momento in cui si decide o si cerca di capire come comunicare un progetto musicale al pubblico. Quindi, innanzitutto, c'è una fruizione più indiretta, e poi ognuna di queste persone è in grado di comunicare in tempo reale oppure in differita a X persone che vi seguono, che li seguono sui propri canali social, quello che sta vedendo. Quindi diciamo, il fronte di comunicazione legato alla musica attraverso l'innovazione tecnologica di quest'ultimo decennio e più è diventata molto più complessa, molto più articolata e molto più efficace, qualcosa di molto più potente e da gestire con molta più attenzione. Altro scenario, la fruizione della TV. Questo è, diciamo, il modello classico della fruizione televisiva dagli anni, diciamo, 50 a un decennio, un quindicennio fa.
visione unidirezionale. La famiglia o i singoli membri della famiglia guardano la TV e basta, fanno una cosa sola. Questo invece è quello che facciamo noi quasi sempre, normalmente. Mentre guardiamo la TV, facciamo dell'altro. Guardiamo i nostri social oppure commentiamo quello che stiamo vedendo sui nostri social. Quindi anche in questo caso, l'attenzione innanzitutto dello spettatore non è detto che sia costante, e lo spettatore può essere spettatore di un semplice programma televisivo o di contenuti musicali all'interno di un programma televisivo, ovviamente. Nel frattempo comunica. Comunica o relativamente a qualcos'altro o relativamente a quello che sta vedendo. E questo è un dato fondamentale che serve moltissimo anche ai produttori di programmi televisivi, fra l'altro, e alle stazioni, ai canali televisivi, perché l'audience di un programma televisivo si parcellizza, si sovrappone, diciamo si moltiplica. I principali programmi televisivi non vivono più solamente di un'audience live che segue in diretta un programma televisivo, ma vivono di tutte le audience aggiuntive che si assommano non solo durante la diretta, ma successivamente. Lo fa la Rai, lo fa Sky, lo fanno tutti. Se solo pensate a quanto è cambiato da questo punto di vista, ad esempio, il più grosso presidio televisivo della Rai, che è Sanremo, musicale, che è Sanremo, e anche non solo musicale, che è Sanremo, capite quanto è importante considerare questo tipo di atteggiamento. Terzo flash, ovviamente i luoghi della musica. Questo era tradizionalmente, lo è in minima parte ancora, ma non in maniera consistente, questo era il luogo della musica, quello dove quelli come me, a partire da, per quanto mi riguarda, un'età molto, molto precoce, ma fino anche ad oggi, molto in parte, questo era il luogo dove si andava, l'unico luogo inizialmente dove si andava per trovare musica e scoprire, trovare quello che già si conosceva o scoprire qualcosa che non si conosceva. Questi invece sono alcuni dei principali luoghi della musica, contemporanea. Che siano negozi o siano luoghi dove si ha accesso alla musica, che siano Apple Music, Spotify, YouTube Music, Amazon Music, ce ne sono moltissimi, ma questo è il luogo principale per il contatto con la musica. Ultimo scenario, ultimo flash, lo sharing. Questo è il simbolo di quello che era la condivisione della musica per la mia generazione e anche per quelle precedenti e una forse successiva. La cassetta su cui si registravano i dischi che si compravano per passarli ad amici. Oppure quando, diciamo, quando comunemente si decideva che usciti 5 dischi che interessavano ad un gruppo, ognuno se ne comprava uno diverso e poi ci si scambiava la cassetta. E diciamo con una certa probabilità, se poi il disco piaceva, si andava a comprare il disco. Ovviamente lo sharing non è più così, si è completamente smaterializzato, è diventato questo, lo sharing che è collegato a qualunque luogo di fruizione della musica, a qualunque nostro canale social. Noi siamo in grado di condividere con chiunque, anche in parte soprattutto persone che non conosciamo, qualunque cosa facciamo, vediamo, ascoltiamo, abbiamo letto, eccetera, eccetera. Questo cosa vuol dire? Che la connessione fra il pubblico è diventata esponenziale. Mentre originariamente era più, diciamo, era da creare la connessione fra il pubblico, o era da implementare, il passaparola era la connessione fondamentale. Ascolto una cosa, mi piace, lo dico ad un amico. Adesso posso dirlo ancora prima di aver finito di ascoltarla, e lo posso dire a tantissime persone, amplificando molto di più il segnale. E questo in sede di marketing e di comunicazione è ovviamente, fondamentale. Quindi, detto questo, che cosa andiamo, diciamo, al nocciolo della questione? Il marketing, come è cambiato il lavoro, diciamo, almeno negli ultimi 20 anni, sicuramente per esperienza personale, negli ultimi 30. Quindi dal primo giorno in cui ho iniziato nel 91, a fare questo lavoro fino ad oggi. Questo, quello che visualizzate in questo momento, è il modello di marketing e di commercializzazione della musica classico, che esisteva quando io ho cominciato a lavorare in discografia. Esisteva cioè una sola categoria di prodotto, il prodotto fisico,
CD, cassetta, vinile negli anni 90, poi solo vinile e CD, poi il vinile scemato sempre di più per poi ritornare in auge negli ultimi anni. Comunque, sostanzialmente il prodotto fisico. C'era solo, diciamo, una corsia fondamentale che collegava il consumatore al luogo di contatto con la musica, quindi di acquisto, che era la distanza che separava ognuno di noi dal negozio di dischi. Quindi per comprare, per avere accesso alla musica, si doveva uscire, andare in un negozio di dischi e comprare un disco, un CD o quello che era. E sostanzialmente una sola formula di marketing e di comunicazione che era fondamentalmente legata ai media tradizionali, cioè alla TV, alla radio e alla stampa, che erano i principali intermediari e riferimenti nel momento in cui una strategia di comunicazione partiva dall'ufficio e si muoveva per concretizzarsi e raggiungere il pubblico. Radio, quindi singoli mandati alle radio per diffondere la musica di un disco nuovo che sarebbe uscito, TV per organizzare e concordare apparizioni televisive degli artisti, stampa per le recensioni sui dischi e parallelamente lato proprio marketing, tutti e tre questi canali ovviamente aperti e disponibili per organizzare, decidere, concordare campagne televisive o radiofoniche oppure pagine stampa che informavano il pubblico circa l'uscita di un disco. Quindi questo è quello, diciamo, da cui io personalmente sono partito e che è rimasto consolidato per tanto tempo. Quando, diciamo, dal momento in cui, diciamo, nel 2000 più o meno, si è avuta la cesura vera e propria che ha completamente cambiato il modello di business e quindi il peer-to-peer, l'MP3, tutto quello che ne è conseguito, da lì in poi si è arrivati a questo scenario, che è uno scenario, diciamo, fissato in una slide in questo momento, ma è qualcosa di completamente mutevole, soggetto a cambiamento continuo. Quindi, innanzitutto ci sono diverse categorie di prodotto, esiste ancora il fisico, che è sostanzialmente CD e vinile, con un'importanza in questo momento del vinile maggiore del CD. C'è ancora il download, quindi il formato, diciamo, digitale, legato all'MP3, rappresentato dall'MP3 e i contenuti video, ma c'è poi tutta la categoria dei prodotti digitali in streaming, quindi non più un formato diciamo fisico traslato fisicamente nel download, ma una location di accesso una location di accesso a cui io accedo per streamare la musica. Ci sono diverse, in questo senso, essendo moltiplicate le categorie di formato, sono moltiplicate sono compresenti, sono moltiplicate le corsie, quindi le vie che uniscono il consumatore al luogo della musica. C'è ancora, ovviamente, anche se ridottissima, la corsia che unisce il pubblico, connette il pubblico con il negozio di dischi, ma ovviamente ci sono le molteplici corsie virtuali che connettono me, consumatore, a iTunes, a Spotify, a Deezer, a Apple Music, a tutte le location, tutti, diciamo, le piattaforme, meglio, di servizi streaming dove io trovo la musica che mi interessa o che posso scoprire. Di conseguenza, le formule di marketing sono diventate N alla N, perché ovviamente esistono ancora i media tradizionali, stampa, TV e radio hanno cambiato molto, molto, molto la propria natura in funzione di tutti i cambiamenti che tutti abbiamo subito e interpretato. Però, oltre a questo, come dicevamo prima, quando parlavamo di un pubblico che cambia sia da quando è davanti ad uno schermo, sia quando è davanti ad un evento, si sono moltiplicati i canali di comunicazione. Ognuno di noi ha un canale di comunicazione e ognuno di noi ha diversi canali di comunicazione che sono rappresentati fondamentalmente dai social, che è stata l'ulteriore profondissima rivoluzione successiva a quella, diciamo, puramente tecnologica di MP3, iPod, iTunes, piattaforme di download e di streaming.
poter avere a disposizione n pubblici con caratteristiche diverse, che su n piattaforme si comportano in modo diverso, con dinamiche diverse, con linguaggi diversi, con gestione del linguaggio diversa e dei tempi di comunicazione diverse, fa sì che il marketing non sia più sostanzialmente basico come era negli anni 90 per quanto mi riguarda, ma anche negli anni 80 da quanto ho appreso da tutti i colleghi arrivati prima di me. È diventato molto più complesso il marketing, molto più stimolante, molto più articolato, molto più difficile da gestire e le strategie sono estremamente più, diciamo, multilayer. Quindi si sviluppano su piani differenti e comunicanti, il che vuol dire che, ad esempio, comunicare, fare marketing, anzi, su un progetto X può voler dire. Ad esempio, parto da Twitter per poi con la comunicazione per poi passare a Facebook, oppure parto da Instagram per poi passare a YouTube, eccetera, eccetera. E altri progetti invece possono avere una sequenza completamente diversa. In più, ogni singolo progetto nel tempo può vedere la propria strategia cambiare, perché ci possono essere, ci può essere un primo pubblico, diciamo, da raggiungere, che sta più su Facebook o sta più su un altro tipo di social, e man mano che il pubblico di questo, relativo a questo progetto viene raggiunto e diciamo coinvolto, si può passare ad altri tipi di pubblici al momento giusto che reagiscono in maniera diversa su piattaforme diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Il tutto sempre con anche lì i media tradizionali che non solo hanno ovviamente sviluppato i loro, diciamo, alter ego online, alter ego digitali, con delle dinamiche di linguaggi diverse, con delle dinamiche di tempi diversi, eccetera, ma recepiscono anche al loro interno, quindi all'interno della TV, diciamo, della fruizione tipicamente televisiva o tipicamente radiofonica o tipicamente cartacea, recepiscono altre dinamiche proprie invece della parte digitale. Accelerando un pochino, andiamo avanti. Vai pure anche con l'altra parte della slide. Questo cosa comporta, fra l'altro, un altro tipo di cambiamento che è molto tipico del nostro lavoro e è molto, diciamo, è più facile da capire internamente, da recepire internamente, è visualizzato, fa impressione. Lo sviluppo diciamo, tutte le opportunità date dalla tecnologia digitale, dallo sviluppo del business, cambiamento del business e della moltiplicazione dei canali e delle modalità di fruizione hanno reso molto diversa anche la parte di produzione di una casa discografica. Questo raffronto brutale è fra un disco del 96, Le cose della vita di Ramazzotti e This is Sasha Fierce di Beyoncé del 2008, dove vedete la differenza drastica di asset prodotti. Nel caso di Ramazzotti nel 96, due versioni di un album e due singoli, gli allora singoli fisici che si vendevano e si mandavano alle radio. Quattro in tutto. Già nel 2000, cioè già nel 2008, diciamo, nel 2008, che comunque rispetto ad oggi, 12 anni fa, sembra 40 anni fa, il numero degli asset prodotti e venduti per commercializzare l'album di Beyoncé è esponenzialmente più alto, perché ci sono altri tipi di formati, diciamo, ci sono più versioni degli stessi formati, nove versioni fisiche, perché si è sviluppato ovviamente nel frattempo, parallelamente allo sviluppo della vendita fisica, anche della vendita digitale, anche la vendita fisica è cambiata perché l'accento è stato posto sulla capacità, la possibilità di creare delle versioni deluxe o differenti per pubblici differenti. Più singoli ancora fisici, ma diverse versioni di album digitali da dare a partner diverse, a partner diversi. Le singole tracce digitali, ognuna delle quali è un asset, ognuna delle quali possono corrispondere dei video che sono degli altri prodotti, e poi le suonerie che negli anni 2000 erano molto popolari, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che non è solamente cambiata drasticamente la parte marketing, ma la parte su cui il marketing si innesta, che poi ovviamente è la parte di produzione. Andando avanti ancora, sintetizziamo, vediamo un po'. Detto tutto questo, che cosa è successo in quest'ultima decade?
Quindi tralasciando, diciamo, abbiamo visto che tutto quello di cui vi ho parlato è partito dal 2000, ma avviciniamoci molto più dove siamo ora. Negli ultimi 10 anni, che cosa è successo? Due o tre istantanee per capire dove siamo e dove sono io che parto, come vi dicevo, sono partito dal prodotto fisico to core. Solo negli ultimi 10 anni è successo questo. Il mercato fisico è passato dall'84% del consumo totale al 26%. Il download che inizialmente negli anni, diciamo dal 2000 in poi, aveva iniziato a cercare di compensare la perdita di business sul fisico, che quindi crebbe molto, ha iniziato a rallentare nell'ultima decade, tanto da ridursi quasi del 50% negli ultimi 10 anni, mentre lo streaming è passato dal 2,5% al 63%. Questo per arrivare al punto focale che è tutti questi cambiamenti puntano dove in questo momento? Puntano allo streaming, puntano al fatto che il mercato, il consumo della musica e quindi il mercato si basa in grande parte sullo streaming e quindi il marketing ha come primissimo punto di riferimento lo streaming. Andando avanti, vediamo qualche altro numero. Uso questa comunicazione ufficiale di FIMI per farvi capire una cosa legata ad un momento specifico. Riassumendo velocissimamente, dal 2000 in poi si incrina completamente il modello di business legato al formato fisico, quindi il fisico inizia a crollare progressivamente, si sviluppa il consumo digitale che inizia a gradatamente a cercare di compensare la perdita del fisico. Quindi il business in generale soffre sempre di più e la discografia, fra virgolette, entra in crisi, come avrete letto tutti dappertutto. Finché c'è un momento in cui, e per l'Italia è stigmatizzato da questa comunicazione di FIMI del 2014, il mercato smette di perdere e inizia a guadagnare crescendo del 4% nel 2014. Perché? Per quale ragione? Per lo streaming, per lo sviluppo dello streaming, che nel 2013 rappresentava il 12% del mercato e oggi, cioè allora nel 2014, il 22%. Nel dettaglio della prossima slide si vede il perché di questo più 4%. Il 2014 rispetto al 2013 vede questo, dati sempre di FIMI. Il download crolla del 15%, il fisico in alto continua a scendere del 5%, non tanto come negli anni precedenti. Lo streaming aumenta dell'83%. Questo 83% fa sì che la crescita del mercato, cioè fa sì che il mercato sia cresciuto in quell'anno del 4%, nonostante le perdite del fisico e la perdita già inesorabile del download. Inoltre si vede anche un dato già molto interessante, e cioè la crescita del vinile. Quindi in ambito fisico il vinile inizia a sorpassare, diciamo a pesare sempre di più fino poi a sorpassare, come sappiamo, il CD e ad essere, diciamo, il presidio fondamentale del mercato fisico. Vado velocissimo perché vedo che il tempo passa. In questo momento specifico, come tutti sappiamo, la pandemia cosa ha fatto? Allora, in questo momento in cui già, come avete visto nelle slide precedenti, lo streaming è la modalità di business fondamentale e il rapporto fra lo streaming e il fisico si è ribaltato completamente a vantaggio dello streaming, la pandemia non ha fatto altro che accelerare drasticamente questa tendenza comunque già in atto. Quindi non è vero che la pandemia ha fatto sì che lo streaming si imponesse, al di là del fatto che siamo andati ovviamente a un rapporto 100-0 digitale fisico durante il primo lockdown per forza di cose. La pandemia ha accelerato in un tempo molto breve un cambiamento che era già in atto molto chiaramente anni prima. Ovviamente ha portato in poco tempo
ad un innalzamento ulteriore dello streaming rispetto al fisico. A giugno lo streaming era l'80% del mercato, finché arriviamo ad oggi, dove i dati, i FIMI attuali sono che nella prima metà del 2020 questo è il rapporto fra fisico e digitale. Qui c'è un errore marchiano, in realtà i numeri sono, me ne accorgo adesso, sono invertiti, e cioè il fisico è il 14% e il digitale è l'86%. Mi scuso del refuso un po' imbarazzante. Quindi, diciamo, il marketing è cambiato tanto in funzione di tutti questi cambiamenti di questo tipo di scenario. In più, la pandemia ha creato, come già detto ampiamente, altre modalità di consumo, altre abitudini. È stata diciamo, una crisi che ha messo in crisi le nostre abitudini, le ha cambiate forzatamente. Ha creato ovviamente un accento molto maggiore, ha permesso un'estremizzazione del consumo musicale in streaming da casa, ha posto l'accento sull'utilizzo di strumenti casalinghi come lo Smart TV, ad esempio, e come ovviamente le console di gaming e le piattaforme di gaming. Quindi è diventato di grande attualità il rapporto fra musica e gaming. E questa slide che ho messo simboleggia il più grosso esempio di impatto del gaming sul consumo di musica e quindi di utilizzo anche in sede di marketing e quindi di comunicazione delle piattaforme di gaming come strumento di diffusione della musica, che è l'evento di Travis Scott fatto in esclusiva per Fortnite. Al di là diciamo dell'hype, che ovviamente è fondamentale, però vi faccio vedere un dato molto importante per farvi capire perché per noi sono importanti questo tipo di fenomeni. L'impatto dell'evento di Travis Scott su Fortnite in Italia è stato questo. A partire, come vedete dalle curve, dove vedete il picco, quello è il momento in cui c'è stato l'evento di Fortnite. Travis Scott in Italia, su tutto il suo catalogo disponibile su Spotify, in questo caso, a partire dal 20 di aprile fino solamente più o meno alla fine di maggio, ha totalizzato 28 milioni di streaming in più, diciamo solamente, fra virgolette, in funzione di quell'evento. E questo perché. E passiamo alla fase alla curva sotto, non ho tornato indietro, scusami, al diagramma sotto. A partire dal 20 di aprile, Travis Scott su Spotify in Italia ha guadagnato 734.000 ascoltatori in più. Quindi Fortnite e l'evento su Fortnite è stato diciamo un propellente enorme di scoperta della musica di Travis Scott da parte di un pubblico che prima non c'era, quindi uno strumento di marketing fondamentale. E ultimo diagramma sotto, come dice, gli ascoltatori unici giornalieri di Travis Scott sono triplicati. Questo vi fa capire come anche cose apparentemente solo, diciamo, legate alla comunicazione, che sembrano fantastiche solo perché se ne parla tanto, in realtà sono degli strumenti di marketing fondamentali. E questo, anche questo, ovviamente, diciamo, esisteva già tutto questo, perché Travis Scott non era il primo a utilizzare Fortnite per questo tipo di eventi, ma lo ha utilizzato in maniera diversa, con un contenuto, una dinamica di esperienza assolutamente inedita, e che il pubblico è stata una scoperta eccezionale e qualcosa di memorabile, qualcosa da sharare, da comunicare e da condividere immediatamente con chiunque. E quindi torniamo alla dinamica del pubblico delle prime slide, della condivisione continua ed istantanea con altre persone. E questo ha permesso al volume di streaming e quindi di consumo di Travis Scott in Italia di aumentare enormemente.
Ora, velocissimamente, sulla base di quello che vi ho detto e nello specifico anche delle indicazioni che ci ha dato questo periodo molto difficile di gestione del lockdown, 3-4 input. Il primo, le prossime rivoluzioni, tutto quello che sta già succedendo, perché poi si parla di cambiamenti che non finiscono mai di avvenire e di coinvolgerci, tutto quello che avviene non avverrà più, come si diceva 20 anni fa in televisione. La televisione o i media tradizionali non sono più da tanto, ma non lo saranno proprio mai più la fonte, diciamo, di conoscenza, di apprendimento, di coinvolgimento. Tutte le rivoluzioni che avverranno le vedremo, diciamo, le porteremo in tasca, quindi le vedremo direttamente su tutti i device, tutti gli strumenti che abbiamo per accedere di continuo a tutte le nostre piattaforme, le piattaforme dove abbiamo uno spazio nostro. Primo input. Secondo, il ruolo del vinile, che come sapete cresce di più del CD, che in realtà diminuisce. Il fisico quindi è presidiato più dal vinile che dal CD, se non il CD più in un ambito di edizioni molto speciali, molto particolari, arricchite di molto materiale. La riscoperta del vinile è un dato di fatto, ed è diciamo, un elemento di consumo, di formato, di business e quindi anche di marketing imprescindibile e molto importante. Altro input, TikTok, che si è rivelato, si è manifestato sempre di più, soprattutto in tempo di pandemia, come un cosiddetto trigger, cioè qualcosa che innesca immediatamente delle tendenze, delle ondate enormi di coinvolgimento di una massa estremamente grande di pubblico che si concentra su pezzi nuovi o pezzi, veniva ricordato questa mattina, come di 40 anni fa, come Wings dei Fleetwood Mac, quindi pezzi appartenenti a generazioni precedenti che vengono scoperti dal nulla da un pubblico giovanissimo, grazie a TikTok, che quindi generano coinvolgimento, generano comunicazione, generano business. Che piaccia o che non piaccia, questo è un driver fondamentale di cui tenere conto e che genera moltissimo business. Ulteriore input. Questa è una considerazione legatissima alla pandemia, i concerti online, i concerti in streaming. Ci sono stati già e ci saranno dei tentativi sempre maggiori e sempre più completi di concerti in streaming. È un file appena aperto e tutto da sviluppare, secondo me è estremamente interessante. È ovvio che parere personale e diciamo di mestiere. Il live vero e proprio non potrà mai venire e non verrà sostituito mai, esattamente per com'è nella sua essenza da i live in streaming, però i contenuti live da fruire attraverso lo streaming sono un ambito estremamente interessante, estremamente sfidante ed estremamente creativo per capire come raggiungere il pubblico attraverso dei contenuti nuovi o no, sempre più interessanti e delle modalità di comunicazione interattiva con il pubblico eccezionalmente stimolanti, secondo me. L'importante è non pensare che secondo me, guardare semplicemente un concerto senza pubblico da uno schermo sia esattamente come andare ad un concerto, perché sarebbe troppo e sarebbe insensato. Detto questo, però, il fronte, secondo me, è di enorme interesse. Chiusa, finale, se non mi ricordo male, tutto quello che vi ho detto si potrebbe sintetizzare in questo claim, diciamo. Non esiste una formula che vada bene per tutti i progetti, per tutti i pubblici. Il bello e il complesso del marketing contemporaneo, e non solo del marketing, è di essere estremamente complicato, ma estremamente articolato, estremamente anche ancora da riscrivere. Per ogni progetto ci vuole una formula ad hoc che
capisca perfettamente innanzitutto quali sono i contenuti della musica, perché poi si parte, detto tutto questo che vi ho detto, si parte sempre inevitabilmente e meno male dalla musica. Si parte da lì per capire attraverso mille interazioni di mille canali differenti e di strumenti da utilizzare come arrivare ad un pubblico creando una strategia ad hoc per ogni progetto. Sono andato un po' lungo, temo che non ci sia tanto spazio per le domande. Mi collego in questo momento, ne leggo due. Quali sono oggi le strategie più efficaci per avere i risultati migliori nella diffusione di un progetto in Italia e su cosa si focalizzerà, ci si focalizzerà nel futuro, secondo te? Guarda, le strategie più efficaci sono decisamente quelle diciamo meno conservatrici, quelle più flessibili. Come dicevo, non esiste una strategia uguale per tutti e oltretutto non esiste una strategia che secondo me debba rimanere tale necessariamente dall'inizio alla fine. Nel senso che una strategia può e deve cambiare anche in corso d'opera in funzione di come si sviluppa un progetto, perché poi in tutto ciò noi parliamo di musica. La musica scatena delle reazioni che in parte possono anche non essere prevedibili e speriamo anche, io spero sempre non in parte, molto si può prevedere, molto si può predefinire, molto si può capire in tempo reale grazie alla lettura dei dati, ma c'è anche e sempre un margine più o meno ampio di inconoscibile perché la musica è qualcosa che può arrivare perfettamente e in maniera entusiastica a me e per niente a te. E quindi può creare delle reazioni completamente diverse. Quindi le strategie migliori, secondo me, sono quelle che tengono conto di tutto, di tutti i formati, di tutti i pubblici, di tutti gli strumenti, non ne danno per scontato nessuno, non ne escludono nessuno per forza, ma soprattutto sono anche pronte ad essere ridefinite, che a volte può anche voler dire non solo affinare, diciamo, aggiustare il tiro, ma anche magari rendersi conto che qualcosa nelle premesse di partenza poteva essere sbagliato. E questo fa e deve essere parte del nostro lavoro. Il CD avrà un ritorno, scusate, la domanda è, secondo il vostro parere il CD potrà avere un ritorno commerciale come è successo già per il vinile? Tutto è possibile, sicuramente in questo momento una delle leve fondamentali è dare al CD una ricchezza maggiore che il CD da solo non ha, in realtà non l'ha mai avuta perché anche quando il CD uscì, quando io avevo 15 anni o giù di lì, anzi 12 mi sa, il CD, diciamo, il benefit del CD era soprattutto una, diciamo, qualità molto maggiore, in realtà era una qualità molto diversa, però per l'ascolto, per quello che era allora l'ascolto del vinile, il CD appariva come una cosa rivoluzionaria, perché il suono era estremamente più nitido, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà poi questo è cambiato, perché cambiano i parametri, perché cambiano le reazioni del pubblico, cambiano le tendenze, cambiano le pressioni sul pubblico anche. Quindi in questo momento acquistare il CD vuol dire acquistare degli extra contenuti, che siano foto, che siano la riproduzione dei pass, che siano altri CD con degli outtakes o dei provini o tutto quello che correda i box che voi trovate su Amazon o nei negozi di dischi fisici e che ovviamente attrae di più un pubblico che magari è già legato all'acquisto del CD e che magari si ricompra dei CD che aveva già comprato tanti anni prima o diversi anni prima, perché ci sono degli extra contenuti, mentre il vinile ha un valore intrinseco in questo momento. Potrebbe ritornare anche semplicemente perché io per impostazione non dico mai, diciamo, non dico mai dire mai, e penso che potrebbe, però diciamo che in questo momento la cosa migliore è capire come tenersi il pubblico legato ancora al CD e come soddisfare sempre di più il pubblico legato al vinile con un'altrettanta attenzione a quello che si sceglie di pubblicare, a come lo si pubblica in vinile, a come si producono le copertine, le confezioni, eccetera, eccetera. Se non ci sono altre domande, non ci sono. Spero di non essere stato troppo veloce o troppo sintetico, di avervi fatto un po'
dato, diciamo, degli spunti relativi a tutto quello che mi è successo ed è successo al pubblico e a tutta la nostra categoria negli ultimi 30 anni, e che qualcosa in qualche modo sia stato utile. Vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.